Vedo che anche oggi effettivamente l'aula è piena, non solo a Roma. Abbiamo avuto un workshop circa 15 giorni fa con oltre 400 persone, 420-430. A Roma abbiamo dovuto addirittura rifiutare delle iscrizioni perché non avevamo ad aula. Qualcuno ci ha chiesto appunto di farlo a Milano, però per il progetto credo che sia un'occasione per parlare di mezzi aerei a pilotaggio remoto. Devo fare complimenti alla DOPSA, effettivamente stavo riflettendo su questi dati che sono un po' controtendenza rispetto alla situazione. Diciamo, noi saremmo stati come intervistati anomali, perché anche da noi, anche l'usciere ormai sa cosa sono i droni, sa tutto. Le telefonate che arrivano sono centinaia e centinaia, ai telefoni, a noi, al nostro servizio stampa, al direttore, al presidente, giornalisti che chiamano, politici che chiamano, anche perché abbiamo notato che c'è una grossa diffusione già in ambito istituzionale in questi mesi, e non solo in Italia ma anche negli altri paesi. Quindi chi già le utilizza, specialmente le istituzioni, dicono noi dobbiamo essere a posto, sono molto preoccupato di mettersi in regola con il nostro regolamento. Riflettevo su punti anche con il dottor Maras qui vicino, sulla bassa percezione sul pericolo, ma secondo me è normale, forse è più bene che sia così. Oggi un aereo che passa su una spiaggia, anche forse un piccolo motore, allarma le persone, parte con le telefonate, denunce, secondo me se passa un drone, tutti sono tutti migliori. Quindi la percezione del pericolo non c'è, proprio forse perché il mezzo è nuovo e ha anche più sue dimensioni, qui stiamo parlando della classe sotto i 25 kg. L'altra è sicuramente sulla sicurezza delle persone. Io ho avuto modo di vedere, specialmente negli Stati Uniti, perché a bambini, è vero, sono delle persone che fanno seguire i propri figli che vanno a scuola con i droni. Specialmente nelle zone isolate, cercano di città, perché vogliono essere sicuri che escono e che vanno a scuola e che iniziano gli studi. Quindi gli americani da questo punto di vista sono eccezionali, si inventano tutto. C'è qualcuno che si è visto spiato dal balcone e ha sparato il drone e l'ha buttato giù. Niente male, perché tanto l'unico il grosso vantaggio che abbiamo è che non ci sono persone a bordo, e quindi diciamo, chi dovesse fare questo tentativo violando la base si vede smetta. Ma veniamo a noi. Il primo relatore ha parlato del nostro regolamento. Abbiamo avuto molti complimenti, anche dall'estero, però poi i complimenti li dimenticavo. Invece, questa un'altra persona che ci ha detto adesso che vuole prendere un buon avvocato, perché sicuramente gli aspetti legali saranno molti, me lo immagino, e lo dicevo anche a Roma. Noi siamo stati un po' forse coraggiosi, diciamo coraggiosi, perché se ci paragoniamo con il resto del mondo, abbiamo oggi in tutto il mondo 10 stati che hanno messo leggi e regolamenti, dove quindi i droni sono legali, funzionano. Non lo è ancora negli Stati Uniti, ricordiamo. In Europa non conosco la situazione di stati meno sviluppati, comunque ci sono norme nel Regno Unito, in Francia e sicuramente in Italia. Tra gli stati maggiormente sviluppati siamo i terzi che abbiamo messo dei regolamenti. Se vediamo cosa succede in giro per il mondo, innanzitutto l'ICAO, sapete che l'Organizzazione Internazionale della Protezione Civile va avanti ancora con delle circolari, con delle linee guida, non ha ancora revisionato gli annessi dell'ICAO, in particolare l'annesso 6-8 che riguardano la e ritiene di dover andare in regime nella regolamentazione ICAO per poi la regolamentazione di interventi per tutti i paesi del mondo intorno al 2020. La stessa FAA non ha ancora regolamento con gli Stati Uniti. Noi pensiamo che gli Stati Uniti dovrebbe essere la punta più avanzata, e dove tutti volano secondo le regole. Attualmente l'FAA, che è la base degli Stati Uniti,
civile approva solamente mezzi per attività pubbliche, pubbliche istituzioni, protezione civile, difesa e così via, lasciando addirittura dei certificati di proprietà su mezzi, ma non ha una normativa d'otto. Ha lanciato proprio a dicembre del 2013 una roadmap, quindi un piano globale dello sviluppo degli aeroportaggi remoto. Io uso questo termine perché come droni non credo utilizzano forse hanno torto con i 125 kg, sono, quando si parla di quelle più grandi si droni, però diciamo mai hanno detto di non usarla sui siti, comunque non è droni. E in America c'è una roadmap proprio che riguarda lo sviluppo e l'integrazione sullo spazio aereo, sotto poema questo vicino, che è la parte più importante, perché lasciati i 25 kg, ma anche per i 25 kg, e cominciamo a entrare negli spazi ricontrollati. Quando poi parliamo di mezzi che voleranno al di fuori della vista del pilota, abbiamo una grossa realtà, questi mezzi devono volare insieme agli altri aerei, agli altri elicotteri, quindi devono poter evitare il traffico aereo e gli altri lo devono poter vedere. Oggi siamo ancora, per questa fase siamo ancora un po' prematuri, devo dire, si può parlare di fase sperimentale, mentre sull'impiego di questi mezzi a vista possiamo già partire. E quindi abbiamo emesso questo regolamento. Gli Stati Uniti metteranno il primo regolamento per i droni sotto i 25 kg quest'anno, alla fine di quest'anno, quindi loro non ce l'hanno. Naturalmente hanno gestito solamente il campo pubblico, ma non quello privato, sebbene, come potete immaginare, gli Stati Uniti in tutto il mondo, in Europa e in Italia già volano, senza un riferimento regolamentare. E in Europa abbiamo una peculiarità che abbiamo l'Agenzia della Sicurezza Aerea, che è l'EASA, la quale è competente di mezzi su 150 kg. Quindi chi vuole costruire, produrre, operare, impiegare un mezzo per 150 kg deve chiedere un modo di all'EASA. Allo sotto dei 150, ritenendo che fosse una cosa di poco conto, lo posso dire che questa era l'idea allora, il regolamento comunitario del 92, hanno pensato di lasciare gli Stati membri. Poi si sono resi conto che l'invasione proprio è sotto i 150 kg, addirittura al di sotto di 25 kg. Tant'è vero che la Commissione europea ha messo in piedi di gruppi di lavoro, in particolare il gruppo giallo, che noi scriveremo a Roma a febbraio, quindi tutte le autorità europee che si riuniscono, perché stanno studiando degli standard. Ma siccome non possiamo aspettare che arrivino gli standard, non solo quelli FA, ICAO, perché qui si parla del 2018-2020, poi siamo voluti partire perché la pressione è stata tanta, veramente. Noi abbiamo la previsione nel codice della navigazione di trattare questi mezzi, ma fino, devo dire, 3-4 anni fa non c'era nessuna pressione, perché gli unici mezzi che volavano anche nel settore della grande industria aeronautica nazionale erano mezzi molto grossi, quindi mezzi che volavano, facevano voli di tipo sperimentale. E quelli li abbiamo gestiti, però la forte pressione nel settore privato e civile è venuta, nel settore privato è venuta diciamo in 3 anni fa, quindi ci siamo dovuti muovere ed emanare questo regolamento che secondo me è semplice, come si diceva prima, promuove questo tipo di attività. Siamo stati molto sensibili anche all'industria perché abbiamo detto è un momento di crisi, perché non dare una mano all'industria nazionale, sia degli operatori che naturalmente dei costruttori e della ricerca. Sicuramente non è perfetto questo documento. Io penso che nel giro di un anno ci dovremmo mettere mano, ci arrivano segnalazioni, ieri me ne è arrivata una dall'ENAP pure, e qualche cosa è da sistemare. Stiamo preparando adesso la circolare, quasi finita, e nei prossimi giorni metteremo online la domanda, perché ancora non sul regolamento la modulistica non si mette, la domanda con cui fare la richiesta all'ENAC per l'approvazione. Non so, io ho delle slide, ma posso proseguire anche così però nella discussione. Vediamo un po' se quanti di voi hanno letto il regolamento, più o meno? Vabbè, allora siete bravissimi, tutti preparati. E noi abbiamo fatto un passo molto grosso. Questo regolamento abbiamo avuto molte revisioni dall'anno scorso a quest'anno. Sapete, il regolamento, noi tutti i regolamenti li mettiamo in consultazione, anche le circolari, prima di emanarli, come si fa in tutto il mondo. È bene che qualunque persona, ma anche il singolo privato, possa fare dei commenti. Abbiamo avuto
molti commenti da privati, associazioni, l'associazione Sorpass che sta qui a fianco a me, e penso che il regolamento abbia avuto una vincita. La parte che il passo più grosso l'abbiamo fatto nel liberalizzare per quanto possibile l'impiego di questi droni che volano in aree non critiche, cioè in aree dove un'eventuale avaria del mezzo non comporta nessun danno a terra, persone, a cosa. Questo, faccio un inciso, in tutta la sicurezza aerea i livelli di sicurezza, non è bello dirlo, ma sono tanti. Allora, chi porta passeggeri a pagamento è previsto il massimo livello di sicurezza, perché c'è la vita delle persone che stanno a bordo e poi la vita di chi sta a terra, quindi lì c'è il massimo livello di sicurezza. Quando pensiamo all'attività di lavoro aereo tradizionale, con i mezzi tradizionali, comincia a avanzarsi più che l'impatto di chi sta a bordo, perché a bordo ci stanno due piloti, la vita umana è molto importante, ma comincia a scattare il problema di chi sta a terra, perché chi fa lavoro aereo spesso già lavora, parliamo di antincendio, osservanza del servitore, passa su zone critiche dove ci sono assembramenti di persone, impianti e così via. Quindi comincia a diventare più sensibile il danno a terra. Quindi nel valutare la sicurezza si valuta cosa succede se questo mezzo dovesse finire per terra per una avaria. Al di là che potrebbero perdere la vita i due piloti, ma sicuramente non ci sono 100 persone a bordo. Quando si passa sui droni, è il terzo livello. Qual è il pericolo sulla sicurezza? È solamente per chi sta a terra. La perdita del mezzo a questo punto, benché assicurato, eccetera, non, vabbè, assicurazione contro terzi, non ci interessa da questo punto di vista, quindi in teoria dice, potrebbe essere anche un mezzo poco affidabile, perché se vola sul deserto, che vuole pure, se finisce a terra sarà un problema di immagine di chi lo produce, si perderà il mezzo e così via. Quindi il volo in zone dove è altamente improbabile di fare danni a terra o a persona, cosa, pensiamo ai siti isolati, che fa riprese archeologiche, ecco, a meno che non vada a sbattere contro un'opera d'arte, ci sarebbe un danno materiale. Diciamo, noi abbiamo abbastanza liberalizzato e mutuando alcune logiche che vengono applicate in ambito europeo nel lavoro aereo, noi accettiamo per chi vuole in zone isolate solamente un'autocertificazione, e questo è un passo molto grosso che ci hanno contestato, ma alla fine abbiamo deciso di fare così. L'autocertificazione vuol dire compilare un documento, era quello che io ho chiamato prima domanda, che c'era tra pochi giorni sul sito, dove l'operatore aereo farà tutta una serie di dichiarazioni che riguardano essenzialmente tre cose: il mezzo, le operazioni di volo e i piloti, perché per fare un volo bisogna saper volare in uno spazio aereo, e quindi operazioni di volo, saper condurre il mezzo e quindi di piloti, e poi ci vuole una macchina sicura, quindi il mezzo, sono sempre tre gli elementi. E noi con il regolamento, la circolare che invia di emissione, diamo tutti gli elementi affinché un operatore di droni possa fare questa dichiarazione, dichiarando che ha fatto determinate cose, sia sul mezzo, che sulle capacità di impiegare questo mezzo e sull'addestramento dei piloti. Ci dà, allega determinate evidenze di questa dichiarazione, noi ne prendiamo atto, e meno che non ci siano delle cose che ci preoccupano dalla dichiarazione, proprio vediamo che c'è mancanza di informazione, la potremmo anche rifiutare, se no ne prendiamo atto, pubblichiamo sul sito che stiamo predisponendo questi giorni. L'operatore figurerà col proprio nome, riferimenti, i mezzi aerei che utilizza, i droni saranno indicati, e lui da quel punto potrà operare. Guardate, questo ce lo chiedono le forze di polizia, le istituzioni, perché oggi vedono questi mezzi che volano e non sanno cosa fare, ci chiamano, dicono, ma questi possono volare o non possono volare? Noi sì, non possono volare, però oggi, come qualcuno ci ha denunciato dicendo li dovete fermare tutti, fermare centinaia di persone che oggi volano, a parte che non sapremo cosa fare, ma il sistema è che è partito così. Voi come sapete le norme seguono la tecnologia, cioè di solito prima si fa un'invenzione, dopodiché questa si applica, qualcuno mette le regole per evitare che poi i bue scappino dalla stalla, insomma. E così sta venendo questi droni. Questo è un mezzo aereo di cui anche noi non avevamo molta esperienza. Sugli aerei tradizionali ce ne siamo fatti abbastanza, ma su questa no, anche noi ci dobbiamo fare le ossa.
E vedo che proprio in questi anni, l'altro giorno abbiamo avuto una riunione del settore spazio, qui stanno nascendo due ulteriori modi di fare il trasporto. Uno è lo stratosferico, pensa di volare nel futuro lanciando un aereo da Milano che arriva a New York dopo un'ora e mezza, proprio un volo balistico con persone a bordo. Si parla di dirigibili stratosferici per il trasporto di merci e così via. Questa è la classe ad alta quota, quella media quota la conosciamo bene, adesso quella a bassa quota si ritrovano. Quindi abbiamo, è un nuovo mondo che stiamo affrontando del trasporto aereo, e in questo senso quindi ci siamo dovuti muovere. Quando si passa invece, penso che sia forse la maggioranza dei casi, da un trasporto condotto in zone isolate, in zone invece popolate, popolate intendo dove ci sono persone, città, dove ci sono impianti sensibili o dove ci sono momentaneamente assembramenti di persone come manifestazioni sportive o di altro tipo, lì la valutazione del rischio va fatta. Al di là di quello che sia stata l'indagine, dicevo prima, il primo incidente che avevo, finiremo sui giornali, ci sono già dei casi, non mi piace neanche parlarne, che sono finiti proprio con la perdita di vite umane, perdita di controllo di questi mezzi che hanno colpito delle persone, un oggetto di 10-12 lire che colpisce la persona non è, per esempio, la nostra. Quindi la valutazione del rischio va fatta quindi con un mezzo di caratteristiche tecniche superiore, con piloti di particolari qualificazioni e operazioni di volo con procedure monolistica, con esperti di operazioni di volo, sulla manutenzione del mezzo, sull'addestramento dei piloti e così via. E va valutata molto quella che è il contesto operativo, che non è mai bianco e nero, cioè zone isolate, zone popolate, ci sono anche le zone intermedie, che lo sono e non lo sono. Lì bisogna valutare effettivamente la probabilità di rischio nel caso di questo mezzo dovesse perdere il controllo e finire a terra. Quindi dobbiamo, questo lo ripeto, l'ho detto a Roma, spero che venga ripetuto, noi spingiamo in ogni caso affinché ci siano mezzi tecnologicamente avanzati, che non siano rigiocati. Visto nelle indagini la percezione passa per la più bassa l'età, perché forse nel giovane, che forse fa bisogno di trovare lavoro di vetroni, forse pensa ancora a giocattoli, per questo non se lo compra. La classe invece più interessata è quella dei 40-45 anni, dove in questo sono imprenditori, gente che ci deve lavorare e non ci deve giocare. Ed è bene che sia così, per cui anche nella classe di mezzi sotto i 25 kg, noi, benché non obbligatorio al regolamento, spingiamo per chi produce mezzi in serie di prodotti di mezzo omologato. Allora, sopra 25 kg il mezzo va omologato, come si fa a ragionare con un aereo, perché dai 25 ai 150 kg sono già macchine di certe prestazioni e anche di impatto sulla sicurezza più forte. Sotto i 25 kg non è obbligatorio omologare il mezzo, specialmente se il mezzo vola in zone isolate, diciamo le caratteristiche di che il mezzo possono essere inferiori a quelle rispetto al caso di volo in zone popolate. Però siccome ci sono dei costruttori, c'è la tendenza ormai a produrre in serie, tanto vale che il povero operatore, scusate se lo chiamo così perché da noi ci si presenta gente che lavora nel campo del cima, così, che li usa e dice ma cosa devo fare? Mi rendo conto cosa devo fare. Tanto è vero che noi nel regolamento abbiamo visto che ci siano delle organizzazioni accreditate, sono questi costruttori, formatori, di piloti, che diano una mano anche agli operatori che nascono e che non sanno che cos'è la norma, cosa devono fare, li vediamo molto, molto smarriti da questo punto di vista. Quindi vorremmo che si creasse un settore di eccellenza in Italia, sia perché costruisce, sia perché li impiega, ma anche dei centri, di scuole, di addestramento che possano essere di supporto a chi per fare business si dovesse fare per la prima volta. Il mezzo prevede un'assicurazione, sentivo parlare che c'è un assicuratore, spero che non mi metta in crisi più tardi. Noi abbiamo utilizzato al momento le stesse assicurazioni previste per i velivoli, non c'è una normativa ad hoc. Il regolamento europeo che riguarda gli aeromobili in generale si ferma a 20 kg, non è applicabile sotto i 20 kg.
Noi volutamente lo abbiamo esteso anche al di sotto di 20 kg. Tenete conto che al di sotto di 20 kg poi abbiamo una classe ancora inferiore sotto i 2 kg, che non è trascurabile. Qualcuno ci ha detto, vi occupate anche di quelli? Qualcuno ci ha detto di sì. Tenete conto che lì molte cose si rompono, si distruggono. Perché una cosa che cade un oggetto di 1,5 kg, come una pietra che ammazza una persona, se invece dovesse venirci addosso un mezzo, di 1,5 metri, peso 1,5 kg, fatto di materiali leggeri, che non abbia masse eccessivamente concentrate, quello appena tocca si stacca in pezzi, quindi si può fare un danno sulla persona sicuramente illimitato. In quel caso si possono avere anche delle valutazioni, pur in zone critiche, sicuramente di livello diverso rispetto a un mezzo di peso 10 o 20 kg. Ecco, non vi dico che è tutto facile, è tutto semplice, non lo sa neanche più noi, lo diciamo. Domande al di là del modulo che c'era questi giorni, ce ne abbiamo già tante a casa, vediamo anche noi come organizzarci. Questo regolamento rispetto agli altri ha una peculiarità. È un regolamento che tratta le persone di ruolo, il pilota e il mezzo. Nella lezione civile queste tre realtà, questi tre aspetti del ruolo, sono trattati da regolamenti diversi. Chi vuol fare il pilota ha una norma per diventare il pilota di aereo. Chi vuole costruire un aereo oggi lo deve moldare, se non ordine di moldazione. Chi vuole mantenere il mezzo ha delle regolamenti d'occhio, chi vuole fare operazioni di volo, ci sono le normative OPS, chi vuole fare il trasporto aereo e così via. Questa è una norma che deve integrare, e per il momento non si può fare a meno, le tre realtà, operazioni di volo. Qualificazione dei piloti, spazio aereo e quindi il mezzo. Quindi in un documento di 20 pagine dover integrare quelle che sono queste tre caratteristiche non è stato facile. Io mi sono letto molto bene il regolamento francese, molto complesso. È il regolamento circolare in linee guida allo stesso tempo, ma è complicatissimo. C'è, non so, ho visto una domanda, non so, ma semmai la vediamo dopo quella magari, su alcuni punti. Io finirei qua, a meno che non ci siano domande urgenti. Spero di Volevo chiedere una rassicurazione sugli aeromodelli. Ultimamente la stampa ha segnalato con degli articoli il pericolo che l'aeromodellismo comunque ha un suo mercato, una sua industria e anche un suo sport sostanzialmente riconosciuto a livello internazionale possa in qualche modo essere limitato se non essendo distrutto da questo argomento. Volevo che se potessi rassicurare da questo punto di vista. Fatto bene chiedermelo. Noi la parte finale del regolamento ha fatto bene per la mia domanda. La grossa distinzione che abbiamo dovuto fare tra aeromodelli, mezzi di pilotaggio remoto è essenzialmente l'utilizzo. Chi fa un servizio per sé o per terzi utilizza un mezzo di pilotaggio remoto o drone. Chi lo utilizza a fini ludici, quindi per divertimento, scopo privato, è un aeromodello, anche se ha le sembianze di un drone. Un drone fatto con quattro eliche di piccole dimensioni, 2 kg, che viene utilizzato per divertirsi anche con una piccola telecamera, ma non per fare un servizio, e in particolar modo un servizio per sedersi, per il quale legge il regolamento è previsto anche un contratto, a chi chiede il servizio e chi lo fornisce. In quel caso sono aeromodelli. Noi abbiamo avuto più incontri con associazioni di aeromodellistiche, in particolare con la Radio Italia. Il documento che è uscito è altamente condiviso dalla Repubblica d'Italia e non prevede nessun requisito preciso che in Italia gli aeromodelli volano da 60-70 anni, non hanno creato mai grossi problemi e si sono autoregolamentati secondo la normativa FAI, la normativa internazionale, la Federazione Internazionale Aeronautica. E la Repubblica d'Italia recepisce quella regolamentazione, però in Italia non c'era una norma cogente sugli aeromodelli. Qualcuno direbbe, ma come possono volare? Non c'è una norma, non c'è un regolamento, quindi ci hanno chiesto a noi di inserire anche in questo regolamento una sezione sugli aeromodelli, che i francesi hanno fatto a parte con un regolamento ad hoc. Allora, l'aeromodellista privato non ha nessun vincolo sulla costruzione del mezzo, se lo costruisce, lo compra, fa quello che vuole. Le uniche limitazioni che poi esistevano già nella norma FAI è che debba volare in zone dove non può fare danno a nessuno, quindi non può mettersi vicino all'aeroporto, vicino a una città, nelle manifestazioni e così via. Qualora questa persona dovesse fare delle manifestazioni aeromodellistiche, e queste si fanno nell'ambito di associazioni di aeromodelli, associazioni aeree, comprese quelle di aeromodelli, sono per statuto di competenza della Repubblica d'Italia, cioè la Repubblica d'Italia o gli
gli attori associati. Le associazioni hanno la responsabilità di gestire una manifestazione di aeromodelli. Quindi nell'ambito di quelle manifestazioni le regole le detta la Regione Emilia, ma ve lo dico, non lo dice l'ENAC, glielo prevede lo statuto della Regione e della legge. Quindi come organizzarlo, come proteggere il pubblico, la distanza del campo volo e così via. E noi abbiamo previsto, sempre per richiesta alla Regione, non siamo mandati niente, di permettere lo prevede lo statuto della Regione e della legge. Quindi come organizzarlo, come proteggere il pubblico, la distanza del campo volo e così via. E noi abbiamo previsto, sempre per richiesta alla Regione, non siamo mandati niente, permettere anche il volo fino a 150 metri per coloro che hanno una specie di attestato che mette l'Aerogruppo Italia, perché a quella quota, se mi guarda il collega dell'ENAC, oggi possono anche volare i VDS. Sono ieri quelli chiamati tra i fini, che però a fine dell'anno dovranno essere quindi quelli non avanzati che non hanno radio niente devono volare a 500 piedi, ma oggi le norme europee, in particolare il regolamento SERA, impone che nessun mezzo possa volare di sotto i 1000 piedi, se non quelli che devono fare attività locale come l'elicottero che fa lavoro aereo, quindi dove scende giù, ma non si può volare. Quindi in quella classe là si libera, è un sacco del nostro spazio aereo franco, dove voleranno sicuramente i droni e voleranno anche gli aeromodelli. Molto bene. Quindi non vediamo nessuna penalizzazione da questo punto di vista, perché i stakeholder sono stati sentiti. Grazie Enea. Due cose prima di lasciare la parola a Nigel Macciapani. Tra le richieste di intervento, forse un paio di domande sono base. La prima è di Raffaele Lugli di Altavation, che ci chiede la certificazione dei SAPRAP, quindi suppongo sopra i 25 kg, per le aziende per le quali il processo non è sostenibile. Suppongo si riferisca alla creazione di un DOE e un POA, perché, e quindi chiedevo.